Saluto tutti i giovani questa sera che sono collegati su TV Padre Pio e che pregano con la preghiera del rosario. So che state pregando nei confronti degli artisti e in quanto tale vi chiedo gentilmente di pregare anche per me. Io sono Adriano Fida, sono un pittore e in questo momento mi trovo nel mio studio romano e come vedete alle mie spalle ho un dipinto rappresentante appunto Padre Pio. E questa sera vorrei raccontarvi la mia storia, il legame che ho con il santo e anche la motivazione per cui ho dipinto questo quadro. Ho una storia da raccontarvi ed è questa. Nel 2018 ho scoperto di avere un colangiocarcinoma epatico al fegato, un tumore di grandi misure. Questo tumore inizialmente non era operabile per via appunto delle dimensioni e subì due interventi. Grazie all'intuizione del dottore Torre, iniziarono delle cure terapeutiche che restrinsero la massa per poi subire il terzo intervento che riuscì finalmente e riuscì a levare così questo male che si trovava nell'organo. Successivamente subì una PET, un controllo, e riscontrarono una cicatrice metastatica di 2,5 cm. Questo accadeva nel luglio. Questo intervento avrei dovuto farlo, questo quarto intervento avrei dovuto farlo nel settembre, fine settembre. Nel frattempo, nell'attesa in cui che serviva appunto per riabilitarmi, serviva appunto per la riabilitazione, scesi in Calabria per passare comunque l'estate vicino ai miei cari, vicino alla mia famiglia. Nel frattempo, nello scorrere dei giorni, si avvicina Ferragosto. Il 14 agosto, quindi la notte prima, ricevemmo una telefonata da parte di mia zia, Suor Maria Fida, è la sorella di mio padre, che appartiene alle Apostole di Gesù Crocefisso. Ci spiegò che le sorelle che andarono in missione con un pulmino, nel ritorno, diciamo, dalla Sicilia verso San Giovanni Rotondo, questo pulmino si guastò nelle vicinanze del mio paese. Quindi cercava giustamente di ospitare le sorelle che noi conosciamo benissimo. All'interno del furgone, del pulmino, c'era anche la madre, Madre Maria Saveria. E lì la mia famiglia accolse naturalmente le sorelle per passare la notte in modo tale che il giorno successivo potevano aggiustare il pulmino per poi ripartire e proseguire il loro viaggio. Quando mi videro le sorelle mi riconobbero naturalmente, anche perché hanno pregato tantissimo per me, per la mia malattia, anche per volontà di mia zia e per la madre che mi conosce ormai da quando ero ragazzetto. E mi raccontarono che zia voleva portarmi una reliquia, un qualcosa per aiutarmi, per portare con me appunto per superare questa malattia, per avere un sollievo. Però zia, no, per l'età, diciamo, per la sua età, per via dell'età, ha qualche acciacco e non poteva venire a trovarmi fisicamente. Ed ecco perché pregava ogni giorno che io guarissi. Improvvisamente le sorelle dissero: "Ma zia ti voleva portare una reliquia, ma noi con noi abbiamo portato il guanto di Padre Pio." Ha detto: "Adriano, ti portiamo, diciamo, il giorno dopo, preghiamo per te, poggiamo la reliquia sulla tua ferita e vedrai che Padre Pio farà qualcosa nei tuoi riguardi." Ecco, io accolsi questa richiesta e il giorno successivo pregarono per me. Poggiarono la reliquia, il guanto sulla mia ferita e in quel momento sentii dentro di me un momento di sollievo, di piacere, di serenità. E ascoltai attentamente, pregai anche io, ascoltando pure le preghiere che stavano facendo nei miei riguardi. Comunque ricordo quel momento come un momento meraviglioso. Finita la preghiera, ci salutammo e loro proseguirono il loro viaggio.
Nel frattempo, passarono i giorni e partì a Roma appunto anche preparato per subire questo quarto intervento. Questo quarto intervento che fu fissato il giorno 23 settembre. Andai a vedere il calendario, il 23 settembre ed era il giorno di San Padre Pio. Rimasi folgorato da questa notizia. Chiamai subito mio fratello, mio padre, i miei zii, eccetera. Mia zia Maria, Suor Maria Fida, disse ai miei familiari: non vi preoccupate, perché queste non sono coincidenze, ma sono delle volontà dall'alto, sono dei messaggi chiari. E in effetti, quando si avvicinarono i giorni al giorno che dovevo essere operato, fecero una PET di controllo e da lì mi chiamò il chirurgo e in maniera stupita mi disse: Adriano, la tua cicatrice metastatica non c'è più. È scomparsa, non c'è nulla, sei negativo, non hai alcuna cellula tumorale nel corpo. E da lì sprizzai di gioia, telefonai a tutti, mia zia mi disse: vedi che Padre Pio è con te, da oggi in poi stai sereno, stai tranquillo Adriano, hai la sua protezione. E questo sta accadendo. Fece anche altri controlli, ancora risultò negativo. Ne farò altri come prassi vuole e sono sicuro che Padre Pio mi aiuterà a proseguire la mia vita con serenità. Ecco, da lì capii e pensai che a questo santo uomo che devo tanto, devo dedicare qualcosa, devo dedicare le mie parole, il mio verbo, quantomeno perché Dio è verbo, è il mio verbo, la mia possibilità di comunicare, appunto, è la pittura. E dedicai il dipinto che ho alle spalle e non vedo l'ora di posizionarlo all'interno di San Giovanni Rotondo. Per essere, diciamo, osservato dai giovani perché ora mi sposto così vi faccio vedere, dai giovani perché ho voluto rappresentare Padre Pio in un'età che si avvicinasse alla mia, quindi l'ho rappresentato giovane, con i problemi dei giovani, con le speranze dei giovani, con tutte le problematiche che noi giovani abbiamo. Questa è la prima stimmate. È la prima stimmate che portò con sé per 50 anni. Rappresenta la gioia e il dolore, come com è accaduto a me, la pelle lacerata, come è accaduto a me, la gioia di ricevere Cristo, è un po' è quello che è accaduto a me. E credo che questo quadro, spero che sia Dio un messaggio di speranza per tutti i giovani che hanno sofferto, che stanno soffrendo, e di dedicare, le preghiere a Dio e a San Padre Pio perché veramente, è un santo che fa miracoli e questi miracoli li ho subiti anche io, ringraziando Dio. Questo è il messaggio che do questa sera, questa è la mia testimonianza e sono felicissimo di donarla a tutti voi.